Per il quindicesimo turno del campionato di eccellenza si affrontano al Comunale San Ferdinando di Puglia nel derby salvezza l'Ortanova in completo biancazzurro e in completo granata il San Marco. Direzione di gara affidata al signor Simone Serrani della sezione arbitrale di L'Aquila, assistenti Tangaro di Molfetta e Panebarca di Foggia. Con il calcio d'avvio andiamo alla sintesi della gara con la prima occasione per gli ospiti con la conclusione doppia di Cristofaro che trova due volte la risposta di Capossele. Poi ancora qui la seconda possibilità per il terzino della formazione garganica. Prova a farsi ancora pericolosa la formazione ospite con il calcio di punizione di Menicozzo che termina alto sulla traversa. Poi è l'Ortanova al 26esimo minuto a portarsi in vantaggio con l'incursione offensiva da parte di Seba Bentos, ancora una volta in gol l'uruguaiano che porta avanti la formazione ortese approfittando della ripartenza dove il San Marco si fa trovare impreparato. Qui il gol di Bentos. Poi ancora Ortanova con questa possibilità al colpo di testa di La Macchia al pallone sul fondo. Ci prova ancora la formazione di casa con la risposta di Musco alla conclusione di Ventura al 42esimo minuto. Un minuto più tardi ci prova il San Marco con Ruggeri che prova ad andare alla conclusione, colpisce il palo sulla deviazione della formazione ortese. Finisce il primo tempo con l'Ortanova in vantaggio 1-0. La ripresa si apre con la conclusione di Viola che trova la risposta di Capossele. Poi ancora ospiti con l'incursione offensiva di Ruggeri che porta sull'1-1 la gara con Ruggeri abile ad approfittare di uno svarione della difesa ortese, l'esultanza dell'attaccante garganico che trova il gol dell'1-1. Ancora con Augelli al cross la formazione ospite con la deviazione che trova la risposta di Capossera, la deviazione di Ruggeri. Poi la traversa colpita da Menicozzo e ancora pericolosa la formazione ospite con la conclusione dalla distanza. Prova ancora ad andare alla conclusione la formazione di Mister Iannacone con la battuta di Tugui e la risposta di Capossera. Poi è La Macchia ad andare alla conclusione, il pallone è alto sulla traversa. Dentro Salerno per il numero di 10 Cianci, poi ancora la risposta di Capossele che si supera, qui il doppio giallo per La Macchia che lascia l'89esimo l'Ortanova in inferiorità numerica, l'espulsione per La Macchia, poi è Bentos che serve Barbuti da poco entrato in campo, la risposta di Musco. Al 95esimo arriva la grande chance del vantaggio per la formazione ospite con Viola che centra solo l'esterno della rete. Finisce così la partita con il risultato di 1-1, un pari che non accontenta nessuno. Ortanova che poteva approfittare dei risultati positivi degli altri campi per allungare sul la zona retrocessione. Il San Marco porta a casa ancora una volta una buona prestazione, non basta però a conquistare 3 punti con le due formazioni che vanno così alla sosta natalizia con un punto.